Allora, siamo un'altra volta a Modena. Io sono più a Modena che a Firenze ultimamente. Esatto, perché comunque Modena è una bella città, la città emiliana, la città di Pavarotti, la città della Ferrari, la città del... Cosa possiamo dire oltre? Comunque c'è una bella luce, ho notato che... Sì, abbiamo Iane, insomma, direttore della fotografia, poi insomma... Direttore artistico della fotografia, della luce, di tutto, veramente, Iane, io li voglio sempre più bene, veramente. Comunque io nel 93 ho avuto una modenese, conosciuta a Riccione quando ero un Ferelì, quindi, vedi, di già all'epoca si vedeva nell'aria che... Quindi, eccoci, stop! Ok, Vai, pigia! Ah, vai. Ha già pigiato. Yanez. Allora, si parte oggi 17 febbraio 2017 con questo laboratorio comico. 17 che dicono qualcuno che porti anche sfiga. Io per, insomma, come gesto apotropaico, come dicono quelli che parlano bene, mi sono tatuato una cacca sotto il piede. Hai capito? Quindi, carina. Esatto, anche perché la prossima serata ancora ci sarà un altro 17 marzo, perché siccome che sono 28 giorni saremo sempre il venerdì 17, hai capito? Quindi cosa ne frega loro, non lo so, questa qua la si vuole la tagliamo. Ma vediamo, però, se viene bene nel montaggio io la metto. Oppure la teniamo per il 17 marzo quando rifaremo il laboratorio, che lo faremo poi anche prima, lo faremo poi il 3 marzo. Vogliamo andare a intervistare un po' dei personaggi che sono... Sì, andiamo a vedere chi c'è ospite stasera. La Maremma. Qui accanto a me ho Attila. Perché Attila? Perché sono retto che, diciamo così, mi piace l'attore, direi, tanto mi piace nel senso come regista, come attore, ecco, mi piace il film Attila, quindi sono appassionato dei suoi film. E poi adoro Vasco Rossi, mi piace fare pezzi inediti. E piace girare tutti i karaoke della Romagna e anche dell'Emilia, ovviamente. La musica è la mia passione, Vasco Rossi è il mio idolo. E quando ero giovane facevo il DJ, quindi è una passione che mi porto dietro da quando ero ragazzino. Grazie mille. Attila, non è perché dove passi te non cresce più l'erba, perché te la fumi. No, in vita mia non ho mai fumato. Non ho mai fumato, anzi, ho i polmoni sanissimi e... Oh, e si sta registrando! Levati! Allora, abbiamo qui Ringo e Dionisio. Ringo è un grande artista, a me piace un casino, ma proprio fisicamente anche mi piace. Mi piace. Ciao Ringo! Ciao a tutti, buonasera. Niente da dichiarare? Niente da dichiarare, no, mi avete fermato i carabinieri. No, che devo dichiarare? Che si fa stasera? No, tu ce lo devi dire te che tu fai. O io suono la cavallina con i cucchiai. La cavallina? La cavallina stona con i cucchiai. Ah, qual è questa cavallina? L'ho parcheggiata fuori. Bene. Tutto bene, ragazzi, dai, ci stiamo divertendo. Te sei un cabarettista, DJ, c'hai una radio, sì, tu radio. C'hai anche una televisione privata, c'hai anche uno yacht 25 metri, è vero? Sì, radio, la televisione, l'elicottero. Grazie. Grazie per... Oh, e si sta registrando! Levati! DJ Ringo, grazie. DJ, sempre, ovunque. Allora, siamo in zona aperitivo, come vedete ci passa tutta la gente davanti. Qui abbiamo un altro cabarettista e non conosco il nome. Adesso glielo chiedo subito. Allora, buonasera. Buonasera a tutti. Sono Nicolo Manelli, vengo da Scandiano. E ho come hobby, come passione, recitare le poesie e mi piace anche imitare personaggi di qualunque calibro, qualunque tipo. Mi piace molto la televisione. Oh, e si sta registrando! Levati! Ciao a tutti, Guido, Radio 106. Ok. No, aspetta pure, ti do anche il biglietto da visita della radio. A questo punto ci siamo. Facciamo una cosa, quel programma qua dove andrà in diretta? Oh, e si sta registrando! Levati! Perfetto, no, volevo solo dire che Radio 106, e questo lo dico per chi eventualmente volesse seguirci e ascoltarci praticamente da tutto il mondo, scaricando l'applicazione sia su Apple Store che Play Store, cioè praticamente per il sistema di Apple oppure per il sistema di Android o iOS, okay. Avete la possibilità di ascoltarci
ascoltarci e seguirci. Digitate sul vostro Play Store Radio 106 Scandiano e lì vi si apre l'applicazione che suona meglio. È completamente gratuita, non si spende un centesimino, però avete la possibilità di ascoltarci in capo al mondo, che siate a Canicattì, a New York, a Parigi o addirittura a anche Sydney, a Modena, al Bar Pippo, ecco, avrete la possibilità di ascoltarci. Perfetto. Questa in gergo cinematografico si chiama pubblicità placement o verbale. È stata fatta apposta, sono qua apposta stasera. Niente, sono 3 anni che provo a fare un po' di comico, che dicono che sia comico nella vita reale, e i pezzi che esibisco sono tutti i miei creati da me stesso, e adesso stasera ci provo e vediamo che succede dopo, eh? Dopo vediamo cosa succede. Va bene, allora in bocca al lupo. Allora abbiamo un altro grande comico, che non so il nome adesso. Roberto. Come Benigni. Perché ora sono toscano, devi dire. No, Benigni. Perché mi auguro di avere. Come dire, stessa... come Matteo Renzi. No, non ci sbilanciamo in politica. Ecco, rimaniamo sul talento di Roberto. Senti, ci proponi stasera? Ma farò un pezzo di un vecchio col diabete, una cosa che ho già presentato in altri eventi, speriamo che sia una bella cosa. Vabbè, dopo vediamo che succede. Okay. Grazie, ciao. Cioè, coppia sessuale o coppia artistica? Io ci sto provando, ma niente, lei non... purtroppo solo artistica. Che pezzo ci fate stasera? Ma è un pezzo improvvisato. Sì. Sì, no, ma praticamente di un lupo e una papera. Interpretiamo una freddura. Però ora voglio sapere chi fa il lupo e chi fa la papera. Ovviamente il lupo. Lo fa lei. Comunque il lupo. No, lei fa la papera, io faccio il lupo. Vabbè. Facciamo anche i narratori, scenografi, tutto, registi, tutto. Allora, praticamente l'ho trovato laggiù nell'angolo che mangiava. Si spelluzzicava dall'aperitivo. Io stasera non conosco nessuno e faccio presentare loro. Ti chiami? Alessio Zanoni, sono di Cervia, vivo a Reggio Emilia, ho una ragazza di Rovigo, un ospite internazionale, quindi. Ti sposi che giorno? 2 settembre. Matrimonio, ha bisogno di comici, attori? Ho già avvertito il prete, che comunque fa del buon cabaret di livello sufficiente. Ha un repertorio di 40 minuti di barzellette. Sì, poi fa il giocoliere con le ostie, così spruzza il vinsanto, bellissimo, meraviglioso, sarà una festa incredibile. Bene, allora dopo vediamoti all'opera, vai, ciao! Oh, e si sta registrando! Levati!